Bisceglie non torna indietro. Il 61,07% dei bicegliesi con 14.400 voti hanno riconfermato alla guida della città il sindaco uscente Angelo Antonio Angarano. Non è stato semplice, è stata una campagna elettorale davvero, davvero dura e a volte con toni aspri e con momenti di tensione, però abbiamo sempre mantenuto il nostro stile, quello della serietà, quello della verità e quindi abbiamo continuato a presentare programmi, progetti, idee per la città. Questo ci ha premiato insieme a una squadra vera e propria di candidati che hanno dimostrato la loro capacità, la loro determinazione e ovviamente la loro grande motivazione. Quindi io credo che abbiamo davvero a Bisceglie, se lo dico anche con un po' di commozione, dopo decenni, rinnovato la classe dirigente di questa città e quindi sono particolarmente ottimista per il futuro perché adesso toccherà a loro dimostrare di avere le capacità per sviluppare le grandi potenzialità di questa città. Al fianco di Angarano, la massima assise sarà composta da Roberta Rigante, Giuseppe Tocchetti, Edmondo Valente e Antonio Abbasciadi, Bisceglie Svolta, gli ex assessori Angelo Consiglio, Loredana Bianco di Il Torrione, Luigi Di Tullio e Pierpaolo Pedone di Noi, Onofrio Musco e Lucrezia Ruggeri di Punto d'Incontro, Natale Parisi di Puglia Popolare, Pasqua Pasquale di Massimo Impegno, Michele De Noia di Bisceglie Tricolore, Antonio Belsito di Democrazia e Solidarietà e Pietro Innocenti di Scegli Bisceglie. A questi si aggiungono l'altro candidato, Vittorio Fata e Claudio Lorusso di Fata, un sindaco per bene, e Elisabetta Mastrototaro del PD, aggiuntisi in corsa in un apparentamento per i ballottaggi. 5 seggi riservati alla minoranza con l'aggiunta di Francesco Carlo Spina. Il neoeletto sindaco dovrà pensare subito ad una possibile composizione della giunta tra riconferme e new entry e programmare le attività estive. Ma noi abbiamo l'estate alle porte, siamo in forte ritardo, dobbiamo presentare al meglio la nostra litoranea, le nostre spiagge, ai tanti turisti che verranno a trovarci quest'estate, tant'è vero che la bandiera blu tra l'altro ci responsabilizza in questo senso e quindi da domani mattina tutti a lavorare per l'estate e soprattutto l'attenzione massima alle scadenze del PNRR che sono la vera sfida del futuro, la sfida per tutti i comuni e soprattutto per noi comuni del Meridione.